L'immigrazione è uno dei temi caldi delle elezioni nel Regno Unito. Siamo a Bethnal Green, uno dei quartieri di Londra più misti dal punto di vista etnico. Gli abitanti di ogni origine considerano la questione cruciale. Secondo uno dei sondaggi più recenti, che riguardano in particolare quest'area della capitale, area storica d'accoglienza degli immigrati, il tasso di disoccupazione non arriva al 14%, cifre basse se comparate con quelle nostrane, soprattutto nel sud, ma superiori alla media nazionale britannica e sufficienti oggi a far scattare una sorta di guerra tra poveri. Bisogna far arrivare soltanto la gente giusta, non vogliamo gente a casaccio che se ne vada in giro per il paese in cerca di aiuti e senza uno scopo. For no reason. L'immigrazione è un problema per i residenti, soprattutto per il lavoro. Un sacco di persone stanno perdendo il lavoro a causa di chi arriva dall'Europa ed è disposto a lavorare per un salario più basso. Non sono un razzista, credo nell'immigrazione, non si può dire che non siano i benvenuti perché accogliamo tutti i braccia aperte, mandiamo aiuti all'estero, fondi in caso di necessità, come terremoti, per ogni tipo di crisi, cioè il Regno Unito aiuta. Secondo un sondaggio pubblicato da YouGov il 15 aprile scorso, l'immigrazione è il terzo tema più importante di questa campagna elettorale, dopo il futuro del servizio sanitario e al primo posto l'economia.